Hello everyone! Ragazzi, oggi sono qui con Davide perché siamo a un raduno LinguaTubers a Roma 2021 e quindi ho pensato, ti voglio sul mio canale. Non ci sono già stato in un video? Non mi ricordo, abbiamo fatto tipo 20 video, non mi ricordo su quali canali sono già stato. Sì, la sfida del romano. Già, vero. Però ti volevo qui per parlare di una cosa in particolare. Allora, probabilmente molti italiani ti conoscono perché tu sei un esperto di lingua italiana. È un esperto, ragazzi, è davvero interessante parlare con lui. Fa dei video interessantissimi. Se non avete mai visto il suo canale, lascerò il link qui sotto. Però non tutti sanno che in realtà tu sei proprio un poliglotta. Quante lingue parli? Direi che ne parlo 4, che sono inglese, spagnolo, russo e francese. Ne ho studiate altre, ma non direi che le parlo. Ho studiato un po' il tedesco, ho studiato un pochino l'ungherese, ma per poco tempo. Ho provato un po' a imparare il latino. Cos'altro? Non so se ne ho studiate. Cos'altro? Comunque principalmente 4. Io ti ho sentito parlare in inglese, spagnolo, russo, proprio così fluent. Grazie mille. E quindi oggi voglio parlare dell'importanza, una chiacchierata proprio, dell'imparare nuove lingue, di come questo aver imparato tante lingue ci ha cambiato la vita. Io anche ho studiato, lo sapete, all'università, alla magistrale, ho fatto inglese e spagnolo, avevo studiato un po' il francese, ho vissuto in Giappone, quindi parlo un po' il giapponese, e poi come hobby studio ogni tanto 2 anni cinese. 2 anni. Non lo sapevo. Sì, sì, io prendo e studio. Che mi piace, però poi dopo non come ho la tutti costanza. Credo, sì, infatti, poi la costanza è un altro discorso. Allora, innanzitutto tu di dove sei? Io sono di Torino, vicino a Torino, non proprio città ma fuori. Però secondo te il cambiamento più grande che c'è stato nella tua vita grazie all'aver imparato varie lingue, qual è stato? Bella domanda. Non lo so, secondo me in generale forse avere una mente più aperta nei confronti delle altre culture e degli altri paesi, perché alla fine se uno impara una lingua si espone a contenuti. Io poi sono una persona che, come dire, impara le lingue attraverso un'esposizione massiccia ai contenuti e quindi senti prospettive diverse sulla politica, sulla storia, su questioni culturali. Per esempio, io imparando il russo ho scoperto tante cose sulla situazione in Russia che magari non avrei scoperto, oppure avrei scoperto in una maniera, come dire, di riflesso quasi, se avessi cercato di accedere alle stesse informazioni in italiano o in altre lingue, no? Perché puoi davvero capire la situazione di un paese più dall'interno quasi. Questo è un aspetto, per esempio, che mi viene in mente. Sfondi una porta aperta. Per esempio, durante il Covid io facevo sempre ricerca su Google in italiano e in inglese e ragazzi, io trovavo informazioni diverse. Cioè, il modo in cui il Covid passava per i media quando ero in America era completamente diverso rispetto a quando ero in Italia. Quindi anche solo questo, quando uno pensa alle lingue pensa potrò viaggiare, ma non è solo questo, è proprio l'informazione. Sono completamente d'accordo. Sì, l'informazione che viene di prima mano da un paese è diversa dall'informazione filtrata dalle agenzie di stampa del tuo paese. Beh, per quanto riguarda l'inglese, poi, come dire, tutta l'informazione è in inglese. Adesso parlo di informazione come di, per esempio, Wikipedia. Cioè, se tu compari Wikipedia in inglese e Wikipedia in italiano, non c'è paragone. Se tu guardi alla letteratura scientifica su qualsiasi argomento, è in inglese. Quindi l'inglese in quel senso è fondamentale perché ti apre le porte alla conoscenza. E quindi perché studiare per esempio il russo? Ma non lo so, sinceramente non so ancora perché ho studiato il russo. Nel mio caso l'ho studiato perché la mia università offriva il russo e mi sembrava figo, mi piacevano già le lingue. Volevo fare il traduttore e l'interprete, tra l'altro, anch'io. Che poi non sono mai diventato. Interprete no, non ho mai fatto neanche studi per diventare interprete, traduttrice, la laurea magistrale, però poi l'ho fatto sempre in maniera marginale. Io per esempio ho studiato il giapponese perché nonostante l'inglese basti per viaggiare, perché alla fine, parliamoci chiaro, se vuoi viaggiare l'inglese di solito basta. Sì, dipende forse dal paese. Però è proprio per capire la cultura, cioè per me la differenza enorme è il modo in cui leghi con le persone se parli la loro lingua, il modo in cui capisci la cultura. Quello sì. Se parli la lingua. E sai cos'è anche? Secondo me il fatto di parlare con le persone nella loro lingua ti permette di vederle nella loro forma migliore quasi, perché le dai modo di esprimersi appieno. È no? Vero. Ed è bellissimo vedere una persona esprimersi con l'eloquenza che può avere solo, diciamo, nella sua lingua madre, perché alla fine siamo tutti un po' meno bravi nelle altre lingue. Io capirai, io sono sposata con un americano, quindi per me è essenziale questa cosa che dici. Per esempio l'umorismo. L'umorismo nella tua lingua madre è sempre un po' diverso, è sempre un po' più facile. Quindi per me è essenziale riuscire a vedere Brian nel suo ambiente, con l'inglese, come parla, certo. Parlerebbe naturalmente, e viceversa. Vedere un
parlante madrelingua che poi magari conosce bene la sua lingua. Non tutti conoscono così bene la propria madrelingua, dipende dalla propria vita. Però una persona che sa bene la propria madrelingua è come dire, è come se si, non lo so, fosse in grado davvero di esprimere tutti i colori della sua personalità, che inevitabilmente in una lingua straniera o in una lingua comune si perderebbero un po', sarebbero un po' più sbiaditi, no? Senza contare tutta la cultura del paese che è racchiusa nella lingua. Capire quali parole ci sono in giapponese che non ci sono in italiano, certe costruzioni, certi modi di dire. Cioè, per esempio, per dire devo, ti faccio un esempio, in giapponese non esiste proprio il devo, è più tipo un se non faccio questa cosa non va bene. Per me anche questo è così interessante. Mm-hmm. Senza contare che per noi, insomma, imparare lingue ci ha cambiato tutto, perché lavoriamo anche con le lingue. Beh, certo, ovviamente c'è anche quell'aspetto lì. Ecco, io forse non avrei pensato che, essendo appassionato di lingue straniere, sarei finito per insegnare l'italiano. Vedete come lo insegno bene, non so, gli ausiliari. Pensavo che avrei fatto qualcosa con le lingue straniere e non con la mia lingua, per la quale poi ho sviluppato una passione successivamente, no? Mm-hmm. Quasi come se avessi preso l'italiano e avessi applicato all'italiano la passione che avevo per le lingue straniere. Ragazzi, tutto questo per dire, studiatele le lingue, se avete un po' questa passione per le culture, per, non solo i viaggi, proprio per le culture e per la conoscenza, secondo me è... Sì, ci sono tanti buoni motivi per imparare una lingua, e sono molto personali, secondo me. Quindi uno deve capire cosa interessa a se stesso, per se stesso. Cosa ti interessa? Insegno l'italiano. Trovare quelle motivazioni personali, secondo me. Hai ragione. Ti faccio solo questo esempio. Al contrario di tante persone, io non sono particolarmente interessato alla letteratura russa, no? La maggior parte delle persone che impara il russo l'impara per leggere Tolstoj, Dostoevskij e... L'ho detto male, mi ha corretto! Com'è che devo dire? In russo Dostoevskij. Dostoevskij. No, Tolstoj. Che magari in futuro lo farò, però al momento, devo dire, non ho tutto questo grande interesse. Quindi sono un po' in questo senso un... come si dice? Un outsider. No, se tu guardi anche i professori di russo all'università, cioè, sì, sono tutti pazzi di letteratura, sono tutti anche professori di letteratura russa. E a me non interessa molto quel mondo, a me interessano altri aspetti della Russia. Quindi, cioè, ognuno ha i suoi interessi nell'imparare una lingua. È un codice, alla fine è comunicazione. Può essere comunicazione nel leggere libri antichi, può essere comunicazione per viaggiare, può essere comunicazione per seguire le notizie, capire cosa c'è scritto sui monumenti. Quindi impari il latino, come ha fatto lui. Esatto. Io per esempio ho imparato l'inglese all'inizio perché volevo capire tutti i testi dei miei rapper preferiti. Sì, tu ascolti il rap, ad altre persone non frega niente del rap, cioè una grande motivazione profonda. Però ragazzi, non me ne sono mai pentita. Grazie mille. Grazie a te, Sonia. Lasciateci qualche commento e andate a vedere il suo canale. Ci vediamo alla prossima. Tra l'altro lui è altissimo, ma io sono seduta su un cuscino. Purtroppo causo questo problema a tutte le persone che registrano con me, tranne forse Raf. Ciao. Ciao. Grazie. Che bello.